Ciao a tutti, io sono Manuel e questo è il mio primo commentary su Cerca Cerca e distruggimi. distruggi Navana. Come vedete sto utilizzando l'N96 a 1, sono un super cecchino. No, faccio cagare col cecchino. Userò lo spas. Diciamo che questa era una partita di estremo cazzeggio, infatti vedete, Dread, veglia Dread. Ok, Dread è pronto. Diciamo stavamo cazzeggiando allegramente, quindi non farò questo risultato eccezionale, però era una partita decente. Se sentite l'audio, vedrete che non ho nemmeno ninja, e io se non uso ninja in cerca di distruggere vuol dire che sto proprio giocando per sport. Ma è bello anche giocare Sto così ogni trovando tanto, non bisogna utile sempre giocare a vincere, a fare i super punteggi, alla fine è un gioco, io vedo gente che ci crede un po' troppo. Adesso vediamo questa... Yeah! ottimo Così. lavoro, preparati per il Arato. prossimo round. Arato. Come Cerca vedete sto usando lo distruggimi. spas, che è un'arma un po' atipica, Difendete l'obiettivo. specialmente per il cerca e distruggi, però diciamo in queste mappe piccole può creare delle situazioni di estremo vantaggio. Guardate che gran figata. Up. Questo è, io me l'ho studiato questa scenetta e poi sono morto subito. Quindi vabbè, sarebbe stato più bello senza morire, ma ci accontentiamo. Tra l'altro non lo vedevo Obiettivo. nemmeno nell'anteprima, l'ho dovuto fare alla cieca, ho sperato che si vedesse decentemente, no, non era troppo brutto il risultato. Qui invece abbiamo una cooked grenade, letteralmente granata cucinata. Per chi non usa le Semtex è l'unico modo per colpire qualcuno nelle vicinanze, diciamo. In questi casi invece, quando sei in una situazione di estremo svantaggio con lo spasso, la cosa migliore è sempre scappare. Molta gente non apprezza scappare, preferisce sentirsela lanciarsi come Rambo nelle situazioni assurde per la propria arma, ma in questo caso, per esempio, era meglio arretrare. Poi vabbè, c'era un nemico in mezzo ai miei compagni, nessuno l'ha visto, ma chi se ne frega. Ecco, vediamo adesso una bella azione in stile Sandy Ravage. Sandy Ravage col suo Spas 12. Peccato che Sandy Ravage ci giocasse su Black Ops, scusate, su Modern Warfare, quindi era un po' diverso lo spas, però più o meno. Vediamo un 5 kill feed, 5 kill di fila col mio spassino. Come vedete in questo caso avete visto la potenza dello spas, cioè secondo me è illegale lo spas, ha una forza, una velocità nell'uccidere la gente che con nessun'arma, quando ti fai certe doppie che non sarebbero possibili con nessun'altra. Sia perché hai 8 colpi, quindi virtualmente 8 kill di fila puoi fare. Sia perché è proprio rapido tra una kill e l'altra. Con un'arma normale, quei due là nel vicolo, sarebbero stati impossibili da fare. Adesso, se voi avete contato, io ho contato, siamo a 7 kill. E a 7 kill adesso andrò a prendere il mio Blackbird e andrò a prendere. Ecco, questa è la coltellata, che non è, diciamo, non è più comando, quindi non è una tristezza come in Modern Warfare 2, ma anche così ogni tanto ti fa proprio scappare di testa. Per fortuna che non muoio mai, mai prima di qualcosa di grosso, mai prima dei cani o del Blackbird. Sarà un tema ricorrente morire una kill prima di qualunque cosa. E poco prima avete visto la mia granata nel vicolo, che sono andati ogni round. In quel vicolo, l'unico round che ho deciso di tirarci una granata, non c'era nessuno ed erano tutti qua. L'ultimo round sta per finire, il risultato finale sarà un 11-4. Onesto, onesto, avendo giocato così. Tanto per, diciamo che se non ci fosse stata quella serie di 5 kill di fila, il risultato sarebbe stato ben peggiore. Però ci accontentiamo, ci accontentiamo. E mi scuso per la qualità del video, potrebbe essere nettamente migliore. Ho trovato probabilmente un metodo per renderlo migliore, più fluido. Anche perché, se no, utilizzare una capture station in HD non servirebbe a nulla se si vedesse così male. E la classe che ho utilizzato ve la spiegherò in un altro video. Diciamo che più o meno l'avete vista, leggero, maratona, mira stabile. Però diciamo vi darò un po' una mia impressione dello spas, delle classi migliori da utilizzare, eccetera. E altri video che proporrò saranno principalmente video informativi sulle mappe,
sui call out, come utilizzarli, sugli spawn point. Diciamo che mi incentrerò di più su questo tipo di video piuttosto che su commentary o montaggi. Montaggi da me non li vedrete perché non mi piacciono, sono troppo lunghi, troppo egocentrici. Non lo so, non mi convincono tanti i montaggi. Dopo un po' rompono le balle, specialmente montaggi di Cecchino. Non lo so, a me non mi sono piaciuti moltissimo. Vedo che in Italia c'è una grossa concentrazione di montaggi, mentre c'è una grossa carenza di video utili, video che ti aiutino a migliorare, a giocare in un certo modo, a giocare di gruppo, eccetera. Quindi il commento è finito e vi ringrazio per aver seguito. Alla prossima, ciao! Pronti ad osservare il radar nemico.